high-tech. Reagire in modo adeguato davanti ad eventi meteorologici estremi è fondamentale per salvare vite umane e limitare danni strutturali. A Porvoo, vicino Helsinki, Finlandia, i pompieri stanno simulando un intervento d'emergenza relativo ad alberi abbattuti da una tempesta. Usano veicoli equipaggiati da motoseghe per tagliare subito i fusti caduti. Questa tecnologia è in uso nelle foreste da anni, così abbiamo notato che può essere utilizzata per servizi di soccorso e l'adoperiamo anche negli incendi, se per esempio bisogna rimuovere il tetto di una casa in fiamme. L'esercizio rientra nel quadro del progetto europeo RAIN, dedicato alla gestione sistematica dei rischi al momento di condizioni meteorologiche avverse che si abbattono su infrastrutture come le strade. With the RAIN project, col progetto RAIN cerchiamo di aiutare i soccorsi e la protezione civile per migliorarne efficacia ed efficienza nelle operazioni. Nell'ambito del progetto la capitale finlandese realizza passerelle di 1,2 metri sopra il livello del suolo. Funzionano da barriere anti-inondazioni, ma anche come chiuse che quando vengono aperte consentono all'acqua di andare al mare. Con la creazione di queste passerelle proteggiamo le aree abitative dalle inondazioni. Invece di proteggere ogni singola casa, tuteliamo aree enormi facendo degli argini piuttosto semplici. Strutture simili sono state costruite in 6 siti cittadini per un totale di 10 chilometri. Analoghe realizzazioni sono previste anche nelle zone europee più a rischio.